Continua questa puntata di Mattina 9 all'insegna delle eccellenze, questa volta però ne abbiamo in ambito sportivo, nell'ambito precisamente del judo, perché abbiamo praticamente tutta la famiglia Maddaloni al completo, Gianni e Pino, che vado subito a salutare e a inserire. Buongiorno. Ciao, a voi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a Mattina 9, ben trovato a lei. Grazie. Gianni e Pino Maddaloni, che ormai sono consolidate icone del judo a livello internazionale, icone che partono da Napoli, che ricordano naturalmente la vittoria di Pino Maddaloni nelle Olimpiadi di Sydney 2000. Pino, grande emozione che adesso rivedremo insieme, perché abbiamo subito una clip che ce le mostra. Grazie. Giustamente Felice gli ha fatto segno di smettere di attaccare in quella direzione. Eccolo! E Ippon! Pino Maddaloni è medaglia d'oro! Guardate Felice eccolo Mariani! Là, che esulta! Bene amici cari, la gioia è immensa! Io lascio la postazione su queste immagini di gioia, vado a intervistare Pino Maddaloni. Intanto, guardate. Ti vuole qua, sì, Pino è stato grande. Guarda, cerchiamo Lino, guardate Lino. Ancora oggi mi emoziona tanto, anche se sono passati 16 anni e l'ho vista milioni di volte. Ma una gara perfetta, 18 settembre del 2000, ma la cosa bella è che non è importante da dove parti. E questo è il messaggio che volevo dimostrare quel giorno e ancora oggi voglio che i giovani colgono dalla mia medaglia d'oro. Emozioni sì, di sportivo, ma anche emozioni di un allenatore che poi non è più soltanto un allenatore, ma ormai è, come dire, è un uomo civile che aiuta anche le altre persone attraverso iniziative naturalmente che riguardano lo sport. È fondamentale. Allora, buongiorno prima di tutto e grazie al vostro canale, che anzi speriamo che questa cosa diventa settimanale, in modo che possiamo dare goccia dopo goccia il nostro apporto, perché spesso si dice nelle scuole, si parla, nelle carceri, nelle università, però resta poi una metafora, resta solo un punto di riferimento. Mentre la vostra potenzialità di canale quindi oggi sta crescendo. Grazie. E vi ringraziamo dell'opportunità che ci date. Io credo che ogni uomo deve fare la propria scelta, io l'ho fatta. A Scampia credo che il mio dovere sia quello di aiutare la mia gente sul mio vissuto, e quindi far sognare i ragazzi di arrivare alle Olimpiadi, cosa che succede. E credo che lo strumento dello sport sia molto importante, perché si educa il bambino, si forma, si prevenisce addirittura la microcriminalità, ma un'altra cosa che sta succedendo nella scuola, grazie a Giovanna Boda, che è il direttore del MIUR, e a Paola Carnevale, la preside dell'Eugenio Montale, stiamo lavorando sull'inserimento delle regole dello sport. Non lo specifico, ma le regole dello sport, dare ai bambini motivazione, farli giocare, tenerli lontani dall'obesità e contemporaneamente stiamo diminuendo la dispersione scolastica. E io mi soffermerei, quante cose importanti, però farei ancora un'altra volta un passettino indietro, mi soffermerei appunto sulla vittoria di Pino, no? Medaglia d'oro 2000 Sydney, perché tu hai rivestito il ruolo maestro sia di allenatore ma anche di padre. C'è un'emozione diversa considerando poi il lavoro che stai facendo con questi nuovi ragazzi? Io credo di essere stato un uomo fortunato. L'emozione sì, infatti ho pianto per 45 minuti, ma la cosa che ho preso coscienza che questo gioco è stato possibile vincere quella medaglia anche perché io e mio figlio ci siamo amati. Lui è voluto stare con me da bambino, lui ancora oggi dice papà mi piace stare con te. Quindi questa è una cosa che poche persone hanno questa fortuna. Si va a travalicare il confine padre allenatore oppure c'è qualcosa, c'è uno stadio intermedio, resta uguale addirittura? Resta uguale, siamo persone normali, litighiamo spesso e da quel litigio esce il meglio. È così la vita bisogna litigare, è un allenarsi per litigare. L'importante è che ci sia rispetto dei ruoli e rispetto delle persone. E questo succede. Io ringrazio sempre lo sport perché, ripeto, questa situazione mi ha fatto capire di essere un uomo fortunato. Quando i genitori mi dicono maestro datemi una mano perché lavoro per 14 ore e quindi voglio avere la possibilità di avere un figlio che conosce le regole, lei mi può aiutare. Pino, veniamo un po' ai giorni nostri. Ormai le Olimpiadi di Rio sono imminenti e il judo naturalmente è tra, come dire, gli obiettivi principali dell'Italia, ecco, in questa competizione. Come disegni la prospettiva delle Olimpiadi
nel judo da parte dei ragazzi italiani? Ma io penso che possono portare a casa due medaglie. Ci sono cinque atleti che hanno del vero talento. E speriamo bene, incrociamo le dita e in bocca al lupo. Non solo Rio 2016, maestro, ma prossimo obiettivo sicuramente anche Tokyo 2020. C'è già un lavoro magari molto dettagliato da fare su qualche talento, qualche nuovo Pino Maddaloni? L'hai già individuato qualcuno? Io credo che la storia non si tradisce. Bisogna lavorare bene sulla squadra corta, squadra lunga. I ragazzi che hanno 11-12 anni devono lavorare verso l'eccellenza. 4 ore di allenamento al giorno per 6 volte a settimana. Alla fine possiamo programmare, possiamo sognare Tokyo con i risultati già avuti. Quindi abbiamo Biagio D'Angelo che è campione olimpico giovanile, abbiamo Brudetti, secondo agli italiani, Petrosino, Gennaro Canciano, abbiamo delle carte in regola per arrivare a Tokyo. Ma alle chiacchiere bisogna fare i fatti e guardare i risultati. Quindi Tokyo 2020 e perché no Roma 2024 con altri ragazzini. Forse stiamo viaggiando un po' troppo. No, assolutamente, bisogna sognare, ma essere lavoratori. Bisogna lavoratori. Prepararsi, ma lavorare e dare dei messaggi ben precisi anche a chi però studia. Step by step, insomma, andiamoci passo dopo passo, ecco, dicono gli americani. Difatti io dico che i ragazzi hanno tanti sogni e quando si avvicinano allo sport vedono che questi sogni sono sempre più vicini, perché lo sport ti migliora, lo sport è formazione. Io alleno anche la sezione giovanile della polizia proprio qui a Pizzo Falcone, nella caserma del 4° reparto mobile. E i sogni dei bambini sono anche quelli di entrare in un gruppo sportivo, certo, per poi poter avere tranquillità per affrontare e avverare il sogno olimpico. E infatti è giusto, step by step, ma ecco, è importante che insieme a queste trasmissioni facciamo avvicinare i bambini allo sport. Alla famiglia del judo, a un microcosmo, diciamo così. Però tu sei sempre in forma e ti vedo comunque sì, bello. Che vuoi dire? Che io ho la pancia? No, assolutamente. Però no, insomma, bisogna essere un esempio per no, i lo giovani. Dico per chiederti che comunque secondo me tu sicuramente ti alleni ancora. Mi alleno. C'è qualche competizione che vedi anche davanti a te o hai abbandonato l'idea di coraggio? La mia competizione è quella di... Perché secondo me potrebbe competere tranquillamente. Questo se scende a 70, se fai 73 kg batte tutti. Ecco, vedi? La mia competizione... allora è sensata la mia domanda. Sicuramente, io sarei così a braccia aperte. La mia competizione è quella di... Tu ci credi? Di... Lo vuoi far riallenare? Ma tu lui, perché non lui, ti vuoi allenare lui, di lui nuovo? Lui è un soldato, lui... Io e lui eravamo due cose insieme, io gli dicevo di fare una cosa, lui la faceva. Se faceva qualcosa di diverso, ma era la sua genialità. Si può confrontare ancora con i ventenni? Ma sì, li spezza tutti quanti. Perché non ci provi? Io approfitto sempre di... Dacci questo scoop qua, no, Mattia. No, ricomincia ad allenarti me, e vai tu a fare. Questi minuti servono per lanciare dei messaggi molto più concreti, che come quello di... In Italia si parla sempre di sport... dal punto di vista del gesto atletico o di una da... competizione che sia mera vanità, invece noi dobbiamo andare al di là della vanità e quindi a cercare di reperirne i valori, no? Per un modus vivendi. Lo sport è formazione, questo deve parlare un testimonial sportivo, una medaglia olimpica. Grazie allo sport riesce a essere una persona che ha con sé dei valori come il rispetto del prossimo, il rispetto delle regole, la voglia di lavorare, la voglia di migliorarsi, spostare i propri limiti. E la voglia è di una condivisione e anche di una competizione, in questo caso, che deve essere costruttiva, come appunto stai dicendo tu. E quindi in questo caso il sogno di un bambino in realtà diventa realizzazione concreta di un sogno anche tuo, perché poi ci si riflette. È vero, grazie. È vero. Gianni, ahimè, devi abbandonare l'idea. Non ci vuole allenare il ragazzo. Ma io ho i miei obiettivi. Lui qualche volta mi ha accennato scherzando alla cosa e ha detto no, io ci sto. Ci sto perché per me Pino è ancora più forte, 73 kg. È nei primi tre nel mondo, anche a 40 anni. Ecco, sinceramente. Quanti anni hai adesso? 40. 40 il 10 anni luglio, 40 anni. Complimenti. 20 anni di differenza. E non mamma sembra, c'è cioè veramente cioè un bel aspetto qui a Mattina 9, un incontro tra padre e figlio che al di là... Ma i 20 anni di differenza non sembrano o che l'uni ha 60?
Siete bellissimi, siete davvero bellissimi, padre e figlio. Sei anche beccato, però, il complimento dalla donna però stamattina. Mi soffermerei proprio sulle belle parole che ha detto Pino, l'importanza dei valori da trasmettere, quindi essere un testimone, un esempio, un piccolo eroe per questi piccoli bambini. E non a caso la location l'avevi prescelta, è appunto una location difficile, quale Scampia, perché al di là dei valori, no, che possono accomunare tutti, quando ci si sofferma invece in un luogo difficile come Scampia, la responsabilità va ad essere triplicata, va ad aumentare, perché la vostra intenzione è quella di portare via i ragazzi da strade un po' bruttine, un po' dalle strade di Camorra. Questo, diciamo, adesso c'è una piccola difficoltà a Scampia, anzi due. Uno è l'inclusione sociale. Siamo riusciti, grazie alle maestre, alle preside, alle mamme, è fondamentale, la donna è fondamentale. Ci troviamo di fronte a un muro adesso, quello che è l'inclusione sociale per i 20 detenuti che abbiamo, perché se un uomo vuole cambiare deve avere delle opportunità. E poi abbiamo praticamente bisogno di forze dell'ordine costanti come ci sono, ma ancora di più, perché si stanno formando le baby gang. E quindi qui nasce il problema, perché il bambino di 5-6 anni fino ai 10 anni viene in palestra, riusciamo a educarlo. Dopodiché c'è il rischio dopo di c'è l'età della pubertà, c'è questo contrasto, c'è questa voglia di sì, ma non hai il genitore, non hai un cattivo amico, allora cerchi sempre di avere la voglia di sfondare il muro. E quindi questa è una cosa che io lancio l'appello alle forze dell'ordine di continuare, uno, e poi di dare un aiuto a questo progetto che si chiama Percorso Maddaloni, quello dell'inclusione sociale, anche pochi soldi a queste persone che hanno voglia di riscatto e di farli lavorare, come pitturare le scuole oppure fare dei lavori realmente, perché queste persone prima erano fabbri o anche pittori. E diceva bene Pino, a questo proposito bisogna dar loro l'opportunità di ritrovare una seconda famiglia, un po' un microcosmo a questi ragazzi che naturalmente sono a rischio perché vivono delle zone a rischio di Napoli. Nelle periferie. Bisogna organizzargli la giornata, basta solo la scuola, no, perché dopo la cosa più difficile alla base del successo è l'organizzazione, certo. Dopo la scuola lasci il ragazzo libero di scegliere, di decidere, quello è l'elemento più difficile. E lì c'è chi è fortunato come me che ha incontrato il mondo dello sport, ma non possiamo lasciare questa scelta, questo incontro casuale. Bisogna ci vogliono degli insegnanti, degli educatori. E poi lo sport è importante perché naturalmente, faccio un esempio, il ragazzo non può fare tardi la notte se si deve allenare il giorno dopo. No, ma poi è un gioco, è un'educazione. Nasce come un gioco. Esatto, è divertimento anche. Però quello che appunto io mi soffermerei ancora sul messaggio, anche che Pino, tu volevi dare medaglia d'oro, perché molte volte quando parliamo di sport, vero maestro, certo, parliamo di VIP molte volte anche inarrivabili, irraggiungibili, per cui c'è un vero e proprio distacco, no, dal personaggio, quindi si vede questo personaggio come un qualcosa da non raggiungere. Mm-hmm. Diversamente invece la possibilità che hanno questi ragazzi che appunto vivono delle difficoltà in un territorio difficile come Scampia, hanno la possibilità di toccare con mano l'esperienza di un campione che ha vinto appunto l'oro olimpico come te. E quindi tu come ti senti? Quale responsabilità raccogli giorno dopo giorno? Quale valore aggiunto a cui dai a questo riconoscimento che hai avuto nel 2000? Ma ecco, io vincere le Olimpiadi per me non è stato un sogno, perché è qualcosa più grande, io non ce l'avevo neanche nei miei sogni. Forse in questa cosa che dici tu io sto realizzando il mio sogno, cioè da piccolo io vedevo i grandi campioni e non riuscivo a toccarli. Oggi sono io un campione e sono contento che i bambini possano stringere la mano, fare allenamento con me. Forse ecco, questo ho realizzato un sogno e questo è qualcosa che mi rende veramente contento, gratificato. Sogni straordinari di un ragazzo semplice poi, e che costruisce attraverso il padre la legalità. Perché sì, la infatti, legalità io leggo che si costruisce e vedo che si costruisce in rosa. Perché la legalità è donna. Il messaggio che do alle donne della periferia, alle donne anche del Vomero, tutte le donne. Anche quelle in studio magari. Sicuramente, perché le donne giovani devono carpire dalle vecchie donne che qual era il potere della donna. Dare l'armonia, l'equilibrio all'uomo e l'educazione al figlio. Perché le maestranze, quelle camorristiche spesse, sono quelle femminili, voglio dire, e la mamma non vuole mai il male del figlio, quindi certo, un appello. Mazza e Panella fanno i figli belle, vuol dire, traduco,
se date l'educazione ai vostri figli non saranno come i vostri uomini, quindi in carcere. Una mamma non tradirà mai il figlio. Quindi la mia difficoltà, e ti ringrazio dell'imbeccata che mi hai data, noi facciamo dei modelli. Pino è un modello, Marco è un modello, Laura è un modello, tanti campioni, Mimmo di Guida, tantissimi, lo stesso Biagio d'Angelo, ma c'è purtroppo chi distrugge i nostri modelli, e lo devo dire, sì. È Gomorra. Io metterò uno sgambetto a Gomorra puntualmente, ecco perché credo e chiedo a voi un aiuto, di fare qualcosa di speciale, qualcosa che vada non solo nella Star Judo Club, ma anche nella piscina di Porzio, ma anche nell'Arci Scampia, e vedere gli eroi di queste strutture. Franco Porzio, che tra poco ci raggiungerà qui in studio. Ah, mi fa piacere. Pensi che quindi la fiction, perché adesso stiamo parlando in un momento in cui Gomorra sta vivendo una serie molto seguita dal pubblico, pensi che sia dunque, come detto, un deterrente davvero negativo per questi ragazzi, perché vanno poi ad emulare queste persone? È una vergogna, perché i ragazzini che non hanno un punto di riferimento si identificano il VIP tipico di Gomorra. Noi 10 anni per far vedere Pino, per far vedere, non so, Giabagnale, Mennea, tutti quelli che sono i campioni, noi ci troviamo di fronte con chi? Allora facciamo qualcosa di antagonistico. Scusami se ti interrompo, Claudio, volevo finire un attimo questo pensiero del maestro, perché pur vero quanto dici, però se guardiamo a lungo termine, noi vediamo che nella serie delle fiction Gomorra in realtà l'esito è sempre negativo, non c'è un esito positivo, non c'è un finale bello, meraviglioso, come invece il finale di chi ha sudato per tanti anni, di chi ha lavorato e che ancora lavora, e quindi il modello di Pino Maddaloni, quindi anzi paradossalmente non potrebbe essere un qualcosa che levi la benda dagli occhi, perché il finale è quello, è negativo, e invece quello di Pino è positivo. Certo. Allora noi partiamo da quelli che sono i nostri campioni, da quelli che sono Patrizio Oliva, i Porzio, i Maddaloni, ma di chi? Occhiuzzi. Creiamo, perché c'è sempre il bene e il male, non siamo ipocriti, no? Allora noi che siamo con la televisione, è importante, è educazione, diamo in pasto ai bambini quello che... No, questo che dici è saggio, però qualcuno, sai, potrebbe commentare dicendo che Gomorra, la realtà che ritrae Gomorra, è comunque realtà. Mi arrabbio è stato detto anche che in Australia pochi giorni fa hanno detto, perché anche trasmessa in Australia, questa è la Scampia, questa è la periferia di Napoli. Questo è sbagliato, questa è una deformazione della realtà, però c'è qualcuno che pensa invece che la realtà vada in qualche modo documentata. Poi da qui a naturalmente romanzarla la realtà ce ne passa, però comunque bisogna parlare di una realtà, naturalmente non bisogna distorcerla, questo è il concetto. Io ti ringrazio, ma noi dobbiamo ringraziare Saviano in un senso, perché ha rotto il vetro, ma adesso Saviano deve parcheggiarsi, perché la realtà non è quella, la sanno tutte le persone che lavorano come me, la sanno tutti. Non è quella la realtà, è stato importante far vedere quello che ha detto Saviano, ma Gomorra stanno soltanto praticamente speculando, addirittura sul territorio danno 50 euro ai ragazzi per farli firmare la liberatoria ai genitori, perché li prendono per la fame alla gente. Mi sono spiegato, quindi quello che fanno vedere è assurdo. Noi elogiamo, ed è davvero encomiabile quanto tu, Medaglia d'Oro Fine 2000, sia riuscito a fare, e spero, ci auguriamo che riesca a portare ancora per lungo tempo, ma soprattutto tu riesca a portare per mano i piccoli campioni. Grazie. Per un futuro davvero migliore. Come già stai facendo. Grazie. Grazie anche a Gianni Maddaloni, adesso andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo di nuovo con lo sport. Grazie. A tra poco.